Bene a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Non so cosa abbia scritto nel titolo, perché praticamente circa una settimana fa ho messo un Reels con la moto che andremo a provare. E sì, è una Yamaha 125 due tempi, però nei commenti mi hanno scritto che non è un YZ ma è un VR. E quindi lì io mi sono confuso. Sapevo che il VR esisteva solo quattro tempi, a quanto pare no. Ho fatto una ricerca, ho visto delle foto che sono uguali a quelle del VR, però esteticamente è uguale all'YZ. Alla fine di questa giornata chiederò al tipo che moto è e scriverò il titolo giusto. Poi fatemi sapere voi se lo sapevate o anche voi l'avete, sapete che moto è. Comunque mi ha scritto lui: prova questa moto. E ora andiamo a provarla. Dato che i video che ho portato sui test ride sono andati bene, quindi sono molto contento. Freccettine? Vanno anche. Siamo quasi arrivati a destinazione e proviamo sto YZVR. Siamo quasi arrivati, cioè siamo arrivati a destinazione. Ciao ragazzo! Che lei è un cacciavite? No, Perché mi si sta staccando lo scarico dietro. Finalmente siamo saliti a bordo. Adesso, mentre lo faccio scaldare lui, qualche caratteristica. Vabbè, mi fa che ha messo volano pesantito per tenervi coppia i bassi. Infatti si sente, ma si sente. E ha messo terminale Acerbis in carbonio, stravecchio, tipo modello del 93. Comunque ha stra mega coppia i bassi. Ora vi faccio vedere il terminale che è appena montato. Comunque ho chiesto, mi fa che è di modello, c'è scritto che è YZX, che praticamente c'è scritto VR sulle grafiche, perché ho usato le grafiche c'è scritto VR, mi fa. Ma VR indica tipo che è una moto omologata, mi fa. Quindi, vabbè, penso che di motore eccetera è un YZ. È troppo, cioè sarà divertente usare. Magari anche per il fattore che rapporti corti. Poi le giappo, sono le giappo, Proviamo meglio qua. Che con la mia non riesco a farlo, non so perché, se hai problemi di, cioè, valvola che non so, continua a aprire e chiudere. In questo qua si apre troppo bene, però non è facile da fare quel colpetti qua così veloci. Non alzarla con una mano. Mi è entrata proprio a pelo l'ultima marcia. Porco diesel! Secondo me questa moto va tenuta enduro, anche perché lo stile hanno Baltimora così è questo, diciamo. Più che altro le marce finiscono subito, quindi per questioni stradali non è comodissimo, però è da duni tanta roba.
Ci vorrebbe una strada più lunga per imparare a fare quel gioco qua di gas. Anche perché i giri del motore, non avendolo mai fatto, non capisco dove devono essere così. Forse così è giusto. Ora proviamo a farlo decente. Forse così è giusto, forse ne. Avevano uguali. Avevo finito le marce io, Ad esempio questa è la sesta. Forse ora ho imparato un po'. Comunque tanta roba con la moto qua. L'ultima volta. Spero che il video vi sia piaciuto. Lo ringraziamo. Andate a seguirlo. Sto tornando a casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Arriviamo facciamo 500 like. Faccio un test ride della moto che scegliete voi nei commenti. E vi lascio in descrizione il link di un reels che ho caricato con l'YZ, che ci sono alcune prese esterne, se volete andare a vederlo. E se volete iniziare a seguirmi, bella raga. Hold up.